dobbiamo fare come alla D-Max. Se c'è non... qualche problema, inventati un problema. Poi con il rolling fa delle fiamme che sono proprio cacca. Paderno. Ministro. Perfetto. Ministro. Dopo il sindaco. Hai presente le ruote dello skateboard? Guarda. Proviamo, vai. Rotta. Ciao carissimi, bentornati in questo nuovo video, anche oggi da Garage 52. Eccolo lì. Oggi è il giorno di Gigi Supra. Cioè ormai è diventato più famoso di me Gigi Supra. Gigi è... è il top di Milano. Io ho aperto l'officina solo per fare la macchina, poi la chiudo. Oggi andiamo avanti con la Supra da 900 cavalli, Supra bianco. No, oggi la mettiamo in moto. Oggi la mettiamo in moto. È arrivato il momento, non mi ricordo esattamente dove ci eravamo fermati, comunque adesso il motore è dentro. Il motore è dentro. C'è da fare qualche sistemazione. Qualche sistemazione, ma secondo me dovrebbe partire. Dovrebbe anche partire. Anche perché se non parte siamo fregati. Ecco, vediamo di farla partire allora. Andiamo? Andiamo. Andiamo ad accenderla. Prima di procedere all'accensione della Supra mi sono un attimo dimenticato di dirvi una cosa. Ho scoperto sostanzialmente un sito molto interessante, si chiama RRR. Questo sito è molto interessante perché è un sito di ricambi ma usati. Se abbiamo delle macchine magari particolari di cui i pezzi nuovi non si trovano, oppure se semplicemente vogliamo risparmiare per comprare magari un paraurti che tanto vogliamo riverniciare, possiamo comprarlo usato. È una startup che opera in tutta Europa e su questo marketplace sono collegati oltre 2500 sfascia carrozze e pensate che avete addirittura la restituzione gratuita perché avete la garanzia dei 14 giorni per richiedere il rimborso e tutte le spese di restituzione sono a carico sempre di RRR. Se lo cercate anche su Trustpilot vedrete che è votato molto alto con circa 10.000 recensioni. Mettiamo caso che io voglia aggiornare il fronte della mia 500 Abarth, sto prendendo il paraurti di quella nuova, mi basta andare su RRR e andare a risparmiare sicuramente rispetto a comprarlo nuovo perché tanto lo devo comunque riverniciare. Trovate il link in descrizione e anche nel primo commento pinnato. E ora possiamo tornare in officina con Mirko. Vediamo Mirko che c'ha già le mani in pasta. Cosa stai combinando, Mirko? Stavo facendo le coccole. Le sistemazioni. Allora, abbiamo qui una Supra per cui non si è badato a spese. Un bel progettino. Un bel progettino interessante. Molto, se non quasi, uguale alla tua. Alla mia. Cos'è che cambiava solo il turbo? Cambia che ha una lavorazione in meno sul blocco motore. Ok. Perché quella lì abbiamo fatto una lavorazione per la quale si va a sostituire i cappellotti di banco. Mm-hmm. Invece qui abbiamo messo quella famosa piastra. Mi ricordo, per rinforzare. E c'è il turbo che è un centimetrino più piccolo. Oh, che un centimetro su una turbina fa. Che ti dirò, meglio, perché con questa molto più divertente, carica molto prima rispetto a quella là, meno cattiva, però per una stradale è compromessa. Anche perché quella mi sembra un po' esageratamente. Quella è troppo. Ma pensa lì dentro. Quella è un po' una droga. Cioè negli anni vai sempre ad aggiungere da giù, però poi a un certo punto ti rendi conto che non te ne fai più niente. Esatto. Quindi... sarebbe veramente curioso provare a metterla su un banco che riesce a tenere quella cavalleria lì. Il motore lì l'avevamo bancato in sala motore, ti ricordi? Sì, ma all'inizio poi hai messo un turbo migliore, le bobine migliori. Sarebbe da provare. Allora cercheremo il banco, ci proviamo. Sarei curioso. E poi soprattutto ho comprato il P-Gear. Io ce l'ho. Lui ce l'aveva già. Andremo a fare il 100-200 ovviamente in Germania. Sì, sì, sì. In Germania andremo a fare il 100-200 per vedere quanto farà. Quanto ci fa. Allora, raccontaci bene che cosa l'hai combinato su questa qui di Gigi. Cioè, partiamo proprio da... Vabbè, il motore l'avevamo già visto. Il motore l'abbiamo già visto. Pistoni, bielle. Pistone, bielle forgiate, camme 276, okay. Doppie mole valvole. Tutto quello che ci può essere dentro di Toyota c'è rimasto la scritta di dietro forse. Esatto. Infatti non si è badato proprio a spese per niente. Anche troppo. Però perché... Gigi diceva mettilo. Lui ogni tanto arrivava qui, compra anche questo. Diventa una dipendenza. Lo so. Che tu stai incominciando a provare. Sì, perché io già queste qui cromate così mi piacciono tanto. Diventa una dipendenza. E ho già visto che solo quelle due piroline lì, $800 più dazi, sempre, IVA e spedizione. Sì, quindi 800, ma diventa tu quasi dici, il doppio. Quanto costano? $800? No, e paghi. Poi abbiamo bobina d'accensione, cavi singoli, bobina ovviamente maggiorata rispetto a quella originale dei JZ. Mm-hmm. Perché ci andiamo a soffiare dentro 2,5 bar contro i 0,6 originali. Quindi. Questa sarà tutta AM? Sì, anche elettronica, come la mia gemella. Ok. Turbo è un 6870 su cuscinetti, twin scroll. Che è un Precision, giusto? Precision, ok. Con due Wisgate. Se le vedi di qua, ce ne sono due. Bellissimo. Due perché? Perché è una turbina twin scroll, ha due condotti separati di induzione dei gas di scarico nel turbo per sfruttare le pulsazioni. Sì, sì, mi ricordo. Del turbo, quindi per ovvie ragioni bisogna dividere i due flussi. Ma quindi, essendo così, in teoria dovrebbe essere un po' più prontina anche sotto, giusto? Serve per quello, twin scroll.
Patrol. Okay. È stato studiato proprio per quello. Poi, aspirazione plasma da 100 mm. È infinita, è veramente gigante. È infinita. Cosa costa solo un'aspirazione? Così. Se non mi ricordo male, era sui 2,5. Bravo. 2,8. Vero? Solo di questo pezzettino questo qua. Il rail. È il non rail. Gli iniettori, quelli di controparte. Iniettori da quanto? 1,200 sono questi qua. 1,200. Molto bene. Adesso per accenderla cosa li devi fare? Allora adesso attacchiamo la centralina. Ok. Scarichiamo dentro una mappa base. Andiamo a verificare il timing d'accensione. Gli diamo benzina e proviamola. E proviamo ad accenderla. Vogliamo dare un occhio sotto per vedere? Vediamo. Perché anche sotto dovete sapere che Gigi appunto non ha badato a spese. Io vorrei far notare quanto è largo questo intercooler. È enorme. Qui abbiamo un bel interculone con dietro qui il radiatore olio e olio servosterzo. Ok. E dietro ancora il radiatore dell'acqua. Ok. Coyorad. Che sono buoni, Sì. Vero? Poi abbiamo il nostro bel cambio, il nostro V160 Getrag. Come il mio. È un buon cambio. È uno che non è che ha tanta paura. No. Da un pipe da 76 che diventa 100. Ah, ok. Un HKS completo da 100 mm. Più differenziale bellissimo. Autobloccante a dischi. Sospensione HKS. Sospensione HKS. Andremo a regolare. Ti ricordi come si siede dietro? Sì. Proprio per quello. La tua è bellissima perché da dietro la vedi alta, poi fa il rolling. Quello cerchi un quando molli per farla aiutare. Madonna, come si siede, si impegna. È un esperimento di carico. Poi con il rolling fa delle fiamme che sono proprio cacca. Fatta per quello. Anche fatta. Io, sì, non scherziamo. Così. Anche la mia così. Paderno. Ministro. Perfetto. Ministro dopo il sindaco. Divento ministro. Frizione che avevamo visto. Sì, me la ricordo. Bidisco in carbonio. Anche quella lì era un po' costosa, se non ricordo male. Però tiene delle potenze esagerate. Ed è. Tu sali in macchina, me l'hai è uguale all'originale. E tiene mille. Puoi caricare dentro quello che vuoi. Che spettacolo. Vedi, basta pagare. Io direi allora che la possiamo mettere giù e ti vediamo smanacciare con l'elettronica. Adesso direi facciamo girare un po' il motore a vuoto. Così precarica l'olio in tutte le parti. Tramite il sensore di pressione leggiamo che l'olio è in pressione. Ok. Precarichiamo la benzina. Poi gli diamo il timing. Praticamente. Okay. Che cosa serve? Serve a dirgli la centralina quando è appunto morto. Ok. E poi da lì lei fa il resto. Bravissimo. Gigi! No, Gigi, tu devi venire! Devi venire con noi! Tu sei il protagonista di questa avventura, Gigi! Io sono la mamma, lui è il papà. Qua c'è la tua creatura che sta per nascere. Sei emozionato? Allora accendiamo. Dai, partiamo. Guarda, è rimasto senza parole. Siamo come Jerry Scotti. Cioè? Accendiamo. Ah, l'accendiamo. Perché qua telecamera? Ah, telecamera? No, 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 no telecamera no. Telecamera? No, 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 no. Mirko, volevo spiegare, no? Che tu sei qua che stai cercando di capire quale cavo. Eh sì, perché è stato spostato la farfalla dell'acceleratore da qui, la farfalla è stata messa qua. Quindi ovviamente il cavo non ci arriva e ti devi inventare qualcosa per farcelo arrivare. Esatto, questo è il lavoro del preparatore. Esatto. A differenza del meccanico. Va bene, quindi siamo pronti per partire? Io direi di partire solo. Partiamo. Vai. Dobbiamo fare come alla Dimax, se c'è qualche problema. Inventati un problema. E se non attacchiamo la spina centralina non vediamo. Ecco il problema, oh madonna, senza la centralina come possiamo fare? Vedi, il problema adesso tu puoi dire ho le mani troppo grandi, non riesco ad entrare. Quello che andiamo a fare adesso che cos'è? Scarichiamo dentro una mappa abbastanza basica. Ok. Poi il nostro buon Lauro quando la metteremo sul banco svilupperà tutto il resto. Ok. Adesso diciamo che tipo di iniettori ci sono installati. Ok. Che ovviamente a lei servono per farsi i suoi calcoli. Gli diamo il timing come l'altra volta. Configuriamo un paio di uscite che possono essere esempio la pompa benzina, il boost controller o quant'altro. Okay. Questa qui è la tabella della VE, dell'efficienza volumetrica. Mm-hmm. Che cos'è? La capacità respiratoria del motore, quanto il motore riesce a succhiare in base ai giri alla pressione del turbo. Okay. Ovviamente questa non è di questa macchina, è una mappa base. Giusto per farla partire. Gigi adesso farà girare il motore, ovviamente non deve partire. Non deve partire. Aspetta, aspetta Gigi, è euforico. Ragazzi, sono veramente euforico. Non vedo l'ora di sentirlo girare. Ci dice esattamente quando lei sta scintillando. Sì. Noi tramite centralina andiamo a dirgli se deve scintillare più avanti. E lui adesso ha registrato. Sì, l'operazione è un po' più lunga. Però diciamo che questa era una dimostrazione.
Allora, questa qui è la stessa elettronica che abbiamo montato sulla tua Silvia. Quindi l'Infinity. Solo che questa qui è quella un po' più figa. Ah, pure? È un serie 5, la tua era una serie 3, però ci sta. Ma perché la mia è più vecchia o proprio perché ci sono le serie tipo la 3, poi la 4 è più figa, la 5 allora, più... no, il software è uguale per tutte. Ok. In base all'uscita che tu devi configurare e ai cilindri che devi andare a fare, ok, la centralina cambia. Ok. Due cilindri in più, dalla 3 passiamo alla 5. Giusto. Cosa interessante, vedi questo tubo qui? Era quello originale. Questo cos'è? Il doppio. Anche il triplo. Anche il triplo. E poi ti ricordi che a te te l'avevo messa una, però Gigi, siccome lo conosco da di più... Allora gli hai messo due, ok. Quindi chi arriva nuovo nuovo gli metti mezza, non se la merita tutta. Dipende se è simpatico. Dipende se è simpatico, perfetto. E conta diciamo... che comunque con quel tubettino qua loro ci facevano 350. Io ho provato a fare con l'impianto originale anche 500 cavalli. Sì? Questo tubettino qua. Ah, adesso di benzina va. Diciamo adesso quindi che arriva. Consuma adesso Gigi, quindi usala poco. Poi dobbiamo fare un bel video, le mettiamo tutte e tre insieme e facciamo un po' di anti-lag. Allora, proviamo? Proviamo, vai. Chiamiamo i carattrezzi. Rotta. Batteria. Ma tiene anche il minimo. E adesso la alziamo un pelo. È partita, Brand! Già si incazza. Sì, guarda. Madonna. Gli hai dato pochissimo. Viene fuori. Eccolo lì! Un applauso! Bravo Plumber! Questo è sempre il momento migliore. Mica bellissimo, Tutta l'attesa. Calda, E qua no. Ah, qua è ancora fredda l'acqua, ok. 17 gradi. Ecco, è arco 2, quale 17 gradi? Questo è sbagliato. Minchia, due secondi si è scaldata, Una bomba. Oh, spettacolo, Bene, adesso ce la faccio un po' di rodaggio. Ok. Portiamo tutta a temperatura, spurghiamo tutto. Va bene. Finiamo quei quattro dettagli che mancano, tipo il filo d'acceleratore, due fascette in giro, paraurti. Quanti chilometri puoi fare? Possiamo fare un migliaio di chilometri di rodaggio. 1500 chilometri di rodaggio. Due giorni? Beh, se ti fai un viaggetto, sì. Intanto nel frattempo vediamo che sei tutto a posto. Comunque è una macchina che è stata smembrata. È rimontata, certo. Ma delle Supra che hai fatto? La tua è quella più potente? E la seconda? Questa. Ok. Che cazzo domande fai? Lo chiedi anche. Gigi non poteva essere da meno, giusto? Oh, comunque gira perfetta, Poi ci rivediamo sul banco. È bravo. Perché qua si parla di cavalli veri. Perché qua tutti che sparano 7, 800, 900. Io over 1000 di bancata una ne ho vista, quella là. Che quella lì. E la prossima è la tua. Ma non così. Un po' meno, però è incazzata anche quella. Bene, bello, bello. Madonna, guarda. Guarda cosa continua a girare. Hai presente le ruote dello skateboard? Guarda. Che fa... perché è su cuscinetto. Ed è un 68 di pala, Bella grossa. Quindi è bella grossa. Guarda, guarda, piano piano anche. Ma è bellissima sta cosa. Noi mettiamo così. Siamo qua apposta. Siamo qua apposta. Ma che ci vogliamo perdere per quattro spicci? Ma infatti, insomma, dai. Bene, quindi. Motore dentro. Sì, accendersi si accende. Abbiamo visto che si è acceso, ovviamente c'è da definire il tutto. Oggi abbiamo visto un'infarinatura di quello che serve per avviare il motore, ma l'avevamo già visto con la tua. Sì. E poi ti toccherà salirci. Io non so se mi è già bastata quella nera, prima. Beh, ma non è che sei tanto lontano. Appunto. Ci saliamo una volta. Oh, mi raccomando, Magari quando arriva le gomme ai cerchi, dai. Ci saliremo. Prima di tutto, però, dobbiamo portarla. Ci siamo soddisfatti? Sei soddisfatto? Oh, sei felice? Poi vedremo sul banco. Quando vedrai scritto 900, sarei più felice. Vabbè.
Va bene, dai. Ci rivediamo al prossimo episodio, il banco. Poi non descriviamoci ai 900, perché cioè uno può fare anche 10.000 di cavalli, ma ne fa da 8 a 9.000. È vero. Se ne fai 8.50 che ce l'hai dei 3.5 di 9. È un'altra roba. Prendi sberla tutti. Sì. Infatti quella è un'altra roba che mi piacerebbe molto spiegare, perché tanti dicono 500 cavalli. Il numero strettamente legato è un numero di per sé. Cioè se tu prendi una macchina drag con 3.000 cavalli, la metti su un circuito urbano, comunque prende sberle dalla 500 ABA. Se non si cappotta. No, allora, questo non si dice, eh. Io non ho mai visto una 500 ABA capottarsi. Voi? Sì. Senti dal fondo. Io sì. Cioè invece però se tu sviluppi un motore che ha una curva di coppia bella corposa, soprattutto ai bassi, e che riesce a tenertela fino in alto, è lì che hai... Che scanna per davvero. Vero divertimento. Prendi la tua Silvia. Ma senti che bella piena. Bella, che piena, sempre. Cioè, potevamo fare 600 cavalli, ti mettevo su un turbo così, tu fino a 5.000 giri avevi una macchina che andava al cazzo. Poi dopo che tirava come una bestia. Certo. Era inutile. Quindi tu è tutto, tra motore e elettronica. Anche incrociare le cose. Cioè l'importante è ottenere una bella curva di coppia, non è il numero di per sé finale, che il numero di per sé finale sono discorsi da basso. Sì, no, ma infatti quella roba lì è una roba che mi piaceva molto portare, perché tanti dicono io voglio i 500 cavalli, perché si fissano col numero. È il numero di per sé, ma la potenza è data da coppia per numero di giri. Esatto. E poi appunto per quanto tempo mantiene quella potenza lì, che non è solo un momento. È una cosa che non ha senso. È vero, sì, è vero. Serve solo a dirti, va bene, ho fatto i tot, va bene, ma come le sai dove si vede? Sul 100-200. E con il mio nuovo P-Gear? Dipende dalla macchina, perché ce ne sono alcune 100-200 se le fanno sgommando. Tipo questa. La tua non sgommava 180? 180 qualcosa ha sgommato? Sui rulli 180. Sui rulli? Era sui rulli. Ah, era sui rulli. C'hai ragione. O in Germania. Erano i rulli in Germania. I rulli in Germania. Erano i rulli in Germania. I rulli in Germania. Erano i rulli in Germania. I rulli tedeschi sgommano un sacco. Va bene amici, grazie della visione. Noi ci vediamo al prossimo video qui da Garage 52. Un saluto.